Ho delle dolorose adoratrici. E lo so perché l'ho detto Delfina. Un momento. Tu perché ci stai aiutando? Tu sei amico del conte e lui è amico di Delfina, quindi... Non equivochiamo. Io non sono amico di Massimo, sono un suo impiegato. E non sarò mai complice di chi maltratta i bambini. Chiaro? D'accordo, andiamo, non perdiamo altro tempo. Non andiamo, è così andiamo. Facile, Nico. Dobbiamo avere un piano per portarli fuori. Dobbiamo ragionare. Entrare d'accordo, in un collegio non deve essere semplice. Ci serve un'idea, quindi. Che nessuno sentire il campanello. Oscar, torna in cucina, posso fare sola. Le tre sorelle. Cercate qualcuno? Cosa possiamo fare per voi? Molte cose, mia cara. Abbiamo un orfanotrofio qui vicino. Siamo qui a chiedervi un aiuto per i nostri piccoli. Possiamo chiedervi un po' di collaborazione? E Greta, credo che sia possibile creare una collaborazione per aiutare gli orfanelli. La vostra offerta servirà a sfamare tanti bambini. Grazie per tanta generosità. È il minimo che si possa fare per aiutare chi ha tanto bisogno. Sono sicura che il vostro gesto è per un'opera buona. Confidiamo nella vostra sincerità e onestà. Può esserne certa, sorella. Floricienta sa fare solo opere buone. Che il cielo ci aiuti! Speriamo di trovarli subito e di tagliare in fretta la corda. Amen! Bene, allora riproviamo. Tu un tono più alto. Bene. E tu uno più basso, d'accordo? Uno, due, tre, quattro. Abarahame la baniera. Abarahame la baniera. Abarahame la baniera. Ma è normale che tre suore agitarsi in questo modo? Abarahame la baniera. Tutte in preghiera, ma quando pregano non sentono niente, nemmeno il campanello. Sorelle, siamo sorelle anche noi, ci aprite. Eccole, sorelle. Di nuovo molte grazie, stia pure tranquilla. Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo già dato, sorelle. Lo so, figliola, ma noi abbiamo bisogno di entrare. Perdonate, ma che cosa volete? Dobbiamo portare un po' di conforto alle nostre sorelle. Siamo suore pellegrine e portiamo loro la pace. Qui è veramente... Amen! C'è un equivoco. Questo non è un vostro monastero. Oh, mio Dio, le sorelle sono tutte morte! Prima lo è stato, ma ora, mie care, non lo è più. E perché no? Capisco. Ragione di più per portare parola di conforto ai poveri orfanelli. Dico male, sorella, fare passare. No, mi scusi. Posso almeno sapere i vostri nomi? Noi ci chiamiamo... Suor Cucarta. Cucarta. E lei è suor Germana, viene dall'Europa. Ci faccio adorare, se non adoriamo, chi adora che ci siamo? Amen. Fatemi uscire! Non ce la faccio più, apritemi! Mi hanno abbandonato tutti! Thomas, Martin, sono io! Sei arrivato, per fortuna! Ti ho portato da mangiare. Come stai lì dentro? Stai bene? È terribile, e muoio di fame. Non preoccuparti, ti porterò fuori. Scapperemo di qui, te lo prometto. Dici davvero? Sì. Come faccio a spiegarvi che questo non è più un monastero del vostro ordine, ma adesso è un collegio? Ecco, vogliamo fare una preghierina. La supplichiamo. Va bene, passate pure, ma 5 minuti solamente, eh? Oh, quanto è buona, che Dio la benedica. Va bene. Che Dio la benedica. Un momento! Che cosa sotto? No, che cosa sotto? La sorella è vestita così per penitenza, ha fatto un fiore. Ah sì? Molto bene, allora chiamerò la polizia. Chiami chi le pare, ora ci lascia entrare come ha promesso. Aspettate un momento! Questa è proprietà privata. Di qua non passerete. Ci faccia entrare in nome del cielo! Questa non è la voce di Flor? Sì, è Flor! Flor, siamo qua giù! Corri, Flor! Vieni a prenderci! Flor! Di questa porta! E ora che facciamo? Preghiamo! Flor! No!
Non c'è più, se n'è andata. No, no, sicuramente hanno ammazzato la strega e ora ci stanno cercando dappertutto per liberarci. Flor, siamo qua sotto, nei sotterranei. Siamo qua giù, Flor. È inutile gridare. Qua sotto nessuno può sentirvi. Andiamo. La metterò insieme ai più grandi, lontano da questa testa calda di suo fratello. E lei si prepari, perché avrà molto lavoro in cucina. Lavoro forzato! Quella casa è un manicomio e Delfina deve avere a che fare con quei pazzi scatenati. E con quella governante. Quella è la peggiore di tutti, hai ragione. A me invece direi piuttosto simpatico. Ah, eccoti qua. Adesso che non ci sono donne, possiamo regolare tutti i nostri conti, va bene? Buoni, con tanto buoni. Duomo. Va bene, Evaristo, va bene così. Vuol dire che mi sfogherò su No, 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 signor Massimo. Signor Massimo, la prego. È solo un ragazzo, la prego. Signore, la preghiamo. E se non saprà comportarsi con i più grandi, riferirò tutto alla sua tutrice. Sappia che il parere di quella strega non conta niente per me. Silenzio! E rispetto per chi la mantiene. Oh, se continuerete, lei e il suo fratellino verrete sicuramente chiusi in un orfanotrofio. Aver fatto saltare me come canguro! Non sembrava fosse un muro tanto alto! Invece era quasi! Non perdiamo tempo, cerchiamo i ragazzi e andiamo via! Sì. Coraggio, sbrighiamoci, andiamo! Sì, andiamo! Di qua! Thomas! Thomas! Martin! Ragazzi! Oh, mamma mia! Sì, sì, va bene, giù, sì, c'è l'amico della strega, che cosa ci fa qui? Oh, povera me, povera me, povera me! Certo, d'accordo, non preoccuparti. Questa sera ci vediamo alla festa dell'ambasciata del Cricoragan, ok? Sì, 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 d'accordo. L'ambasciata di che? Quel nome mi ricorda stranamente qualcosa. Nemmeno una traccia di piccoli! Non ci sono! Ci sei ingannato! Oh. Se quel tipo sulla sedia a rotelle avesse inventato una storia, non è impossibile, forse sono al piano di sopra. Dai, avere piedi che mi fare male ti inferno! Un ultimo sforzo, piccolino! No! Di nuovo voi, sorelle! La prossima volta che vi vedo ancora qui, giuro che chiamo subito la polizia! Fai qualcosa, ferma la carneficina! Non è possibile! Quando il signor Conte fa un duello, lui deve battersi fino all'ultimo sangue. Ah, Massimo! Ah. Massimo, no! Massimo, ti prego! Mi farà un male insopportabile! Colpiscimi, colpiscimi, non mi fai paura! Colpiscimi! Signore, perché lo ha risparmiato? Non lo so, non lo so. Andiamo a cambiarci d'abito per la festa di stasera. Andremo all'ambasciata. Fermo, basta, ti prego, lasciami. Basta con queste scene così squallide. Pelare le patate in fretta, ma con molta, molta attenzione e senza far cadere una sola buccia. Sì. Perché chi sporcherà per terra pulirà per punizione tutte le pentole, è chiaro? Sì, signore. Sì, signore. Beh, visto che avete capito, vado a prendere altre patate per voi. Ragazzi, anche voi siete in punizione? No, noi due no. Che dici? Noi veniamo a pelare le patate perché dopo ci danno razione doppia. Oh. E tu? Ci darai la tua porzione, vero? Perché fate i prepotenti? Io vorrei essere vostro amico. È tardi, tardi ormai. Non è possibile. Allora farà la sua specialità per i nostri ospiti questa settimana? Ma certamente. E le garantisco che si leccheranno le dita tutti. Sicuramente. Piatti ben conditi e porzioni abbondanti, chiaro? Mm. Devo tenere a bada queste bestiole in qualche modo. Il cuoco farà per tutti la sua ricetta speciale. Meno che per lei. Ovviamente il suo fratello. Per loro preparerà una speciale zuppa senza sale. Insomma, non siete riusciti a trovarli. No, per questo vorrei ricordarmi perché sapevo della festa di cui parlava il giudice. Fatine mia, aiutatemi, non lasciatemi da sola. Ah, Flo, come può una ragazza moderna credere ancora a queste fatine? No, Greta, le mie fatine non mi hanno mai abbandonato e non lo faranno adesso. Vi Greta! Aiutatemi! Dobbiamo pensare così, ragazzi. Sei sola! Signora! Mia figlia, Boniglia ed io
Andiamo alla festa all'ambasciata del Cricoragan. Che c'è? Perché fai quella faccia? Olio di gomito! Devi pulire! Andiamo, signore, lasciamo i nostri servi al loro lavoro. Grazie, ragazze, grazie. Grazie di cosa? Ecco il nome dell'ambasciata, Crico qualcosa, Cricoragan. Cricoragan, Cricoragan, sì, ma dov'è il conte? Sì, non importa. Sì. Vengo con te. No. Perché no? No, ma che resti a casa e pensi a come far sapere ai ragazzi che sappiamo che sono lì dentro e che presto li libereremo e che quindi aspettino, insomma, devi fare un piano, va bene? Sì, farò un piano.